Ora, in realtà quest'opera non viene fatta direttamente dall'amministrazione, ma è a scomputo degli oneri di urbanizzazione e corrisponde all'ampliamento della parte industriale della frazione della Penna, perché in genere gli oneri di urbanizzazione vengono pagati cash all'amministrazione. In questo caso abbiamo fatto una scelta diversa, cioè per un pari importo la ditta che ha ampliato sostanzialmente ha sostenuto i costi e le spese di questo campo sportivo e degli spogliatoi. È un meccanismo che funziona perché a volte l'amministrazione pesa molto la burocrazia e le varie procedure, invece in questo modo riusciamo a dare una risposta pronta all'azienda e allo stesso tempo l'azienda restituisce direttamente al territorio un'opera che serve all'intera popolazione, all'intera cittadinanza. Il costo complessivo più o meno dell'opera si aggira attorno ai 290.000 euro, poi ci sono stati dei ribassi di d'asta, quindi qualcosina meno, però insomma è un'opera significativa e sicuramente nel corso del tempo darà risposte importanti sia ai bambini sia agli adulti.